Ciao a tutti ragazzi, sono Ciao e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo ritornati sul remake di Resident Evil 4. L'ultima volta ci siamo lasciati con dover concludere il capitolo 13. Se ho detto il capitolo 12 è nella scorsa puntata è perché ho avuto un lapsus. È il capitolo 13 quello che dobbiamo finire. Siamo arrivati a quella che io chiamo la isola della muerte, l'isola della morte, dove c'è pieno così di guardie, di trappole di cui ho sento il beep. Dobbiamo raggiungere Ashley, tenuta prigioniera, non sappiamo dove, da Krauser e tutti i tizi qua con cui ho provato a fare. Ecco. Con cui ho provato a fare lo step nella scorsa puntata, come se fossi in Metal Gear, però ho fatto cagare. E naturalmente farò cagare anche in questa puntata. Non hai sentito Leon? Ha detto via dalle palle. Cosa vuol dire via dalle palle? Vuol dire via dalle. Oh dai, ma sono riscesa. Sono messa malissimo con le munizioni, come potete ben notare. Devo trovare più presto. Devo al più presto. Grazie. Munizioni per pistola. Grazie. Munizioni per il fucile. Gioco, grazie che mi viene sempre in soccorso nei momenti giusti. Dovevo ripristinare la corrente, sì. Perché la porta, una porta è chiusa e quindi adesso è aperta. C'è qualcosa qui da leggere? Qualcosa di importante? No. Vai, scendi. Permesso. Aspetta, c'è il tizio qua, aspetta. Va bene, prima ammazzo te perché hai. No, se lo ammazzava lui era troppo bello. Niente, no, niente kuduri, raga. Oddio, questi che lagna che sono quando si rigenerano come. Oh, sei morto, hai fatto anche un volo da una parete invisibile. Ah, naturalmente. Serve una scheda. Una scheda di livello 3. C'ho dei flashback dal secondo capitolo. Qui mi serve Ashley. Vabbè, ci ritorneremo per il prossimo capitolo. Qui è chiuso. Si apre dall'altra parte. Bene, dobbiamo trovare una scheda di livello 3. Ah, questo comunque è l'ultimo episodio che registro oggi. Primo perché il punto che sta a venire è piuttosto pesante. Secondo perché finalmente posso fare una combo con tutte e tre le piante. Terzo perché questo è il quinto episodio. No, il sesto episodio che registro. No. È l'episodio 17. Sì, è l'episodio 17. Quindi, insomma, è da un po' che registro oggi, quindi. Dopo questa, visto che si fa anche. Una certa. Sono le tre, io entro le 4 devo smettere di registrare perché io mi metto sempre il limite di
delle 4, perché poi devo, insomma, per le 4 devo smettere di registrare. Allora, ragazzi che avete dei problemi respiratori, perché respirate in una maniera che necessitereste la visita da un medico. Giuro che me lo sentivo, giuro che me lo sentivo. Adesso a questo sale l'ultra istinto. A questo adesso sale la Splagas che c'ha voglia di evolversi e divenire un mostro con la boccona. Alla Gonro di Lost Planet 3. Raga, sono sempre più convinta che gli Acrid di Lost Planet siano ispirati, siano dei figli, delle bestie di questo Resident Evil. Ne sono sempre più convinta più li vedo, perché Capcom, cioè, ha creato sia Resident Evil sia Lost Planet. E io gli Acrid ce li ho ben presenti, perché io a Lost Planet giocavo tantissimo da bambina. Dunque, non dovrebbe neanche stupirmi troppo che delle bestie di due titoli di saghe diverse, ma comunque fatte da una casa di della stessa casa di produzione, si assomiglino. Non dovrebbe neanche stupirmi questa cosa, perché dovrebbe essere scontata. È come quando tu vedi un film di una certa saga fatto da una casa di produzione e poi questa casa di produzione incomincia un'altra saga e noti che gli stili di animazione sono gli stessi. Perché dietro ci stanno gli stessi animatori. La stessa cosa secondo me vale per la gente che lavora i design delle bestie in questi giochi. Ora, io non saprò mai se effettivamente la gente che ha lavorato ai mostri dell'originale Resident Evil 4 ha lavorato poi anche agli Acrid di Lost Planet. Fatto sta che ci sono moltissimi elementi che li fanno somigliare. Ho citato la somiglianza tra Novistador e i Raibi qualche puntata fa, perché sono molto simili, entrambe sono delle moscone giganti. E poi ci sono questi Plagas di livello 3, come li chiamo, come piace chiamarle a me, che hanno questa boccona che ricorda molto i Gonro di Lost Planet 3, che è uscito non mi ricordo quando, non mi ricordo in che anno Lost Planet 3, però. Signora, domanda, come cazzo ha preso fuoco? L'hanno messo nel forno al microonde, volevano cuocerlo. E allora lui ha sentito qualcuno arrivare e ha detto fammi uscire! Poi però si è reso conto che è uscito da solo. Persico trota. Ok, strano trovare un persico trota qui. L'odore della battaglia ti sa. Ah, anzi no, non è insolito, siamo in una macelleria. Salve mercante, è bello rivederla. Che vuoi comprare? Perché adesso, ma la piccola chiave, ragazzi, mi sa che non la posso più usare. I tuoi oggetti preziosi. Perché me la mette di continuo qui da selezionare. Vabbè, allora ti vendo la lince, ti vendo le lacrime e la piccola chiave. Straniero. Oh, per questo articolo pago molto bene. Prendiamoci finalmente sta killer 7, che è dalla scorsa puntata che intendo prenderla. Sono tutti di credi. Niente ti darà più piacere di questa. È l'ultima Magnum che potevi regalarmi, quindi è ovvio che mi soddisferà. Poi qui abbiamo la Striker, la Stingray, una è un fucile a pompa, l'altro è una carabina. Perché non provi una nuova arma? Buona fortuna a te, Striker. Ecco fatto. Allora, qui non c'hai altro. No, granata potente, prendi. La conoscenza è potere, ricordatelo sempre, amico. Come un elegante aspetto a venderla, voglio vedere se becco qualcosa di più figo. Ah già, qui è passa tra le armi da potenziabili la killer, va bene. Ho un po'. Ho la valigetta un po' in disordine, ma sti cavoli. Chiave che ti ha dato Luis, sì, questa ci servirà per entrare nel suo laboratorio. Chissà dove, in questo postaccio di merda. Io che sbaglio. Togli sti puntini, perfetto. Ok, cos'è che volevo fare adesso?
Mette la nuova Magnum. Eccola. Nella scelta rapida. Ah no, c'è già, perfetto. Si è messa in automatico. Intelligente. Vai, salve, andiamo a fare sto pezzo di merda che mi ha messo un asse della Madonna la prima volta che l'ho fatto. Perché c'è una gallina? Ah già, sono in macelleria. Un altro pranzo di Natale rovinato. Mia, ragazzi, questo pezzo mi ha saputo tantissimo di Resident Evil 2, eh. C'è un buio terrificante. Questa volta sarà di livello 2. Raga, non ho anticipato, siete pronti a vedere un nuovo mostro? Qui che sarà la tessera di livello 1. Che ansia che mi mettono quelle cose. Ah, ho già il batticuore. Quelle bestie sono terribili. Ce le descriveranno non appena becco il documento. Aspetto di descrivere. Prima di descrivervele, becco il documento che ce le descrive. Poi, nel caso in cui qualcosa non risulti ancora chiaro. Sento dei flash molesti. Ma giusto un pochino molesti. Eccolo qua. Patologo Ernesto Muñoz Reyes, la sua richiesta di aggiornamento della scheda magnetica è stata approvata dal capo del dipartimento. La prego di portare la sua scheda magnetica di livello 1 alla stanza delle dissezioni e seguire la procedura descritta nella pagina seguente. No, ok, questo è quello che ci parla della testa. Allora, sovrascrivere la scheda per ricevere il livello 2 utilizzando il dispositivo presso il congelatore. Ok, quella che abbiamo passato prima. Poi sovrascrivere la testa per... La testa. La scheda... È un po' difficile sovrascrivere la mia testa. La scheda per raggiungere... per ricevere accesso al livello 3 utilizzando il dispositivo situato nel laboratorio di incubazione. Si prega di chiedere il permesso di accedere ai dispositivi al supervisore di ciascuna sezione. Dipartimento di amministrazione dell'edificio 1. Allora, dunque, sappiamo che dobbiamo andare al congelatore una volta ottenuta la testa. Allora, la stanza delle dissezioni... Allora, qui c'è la scheda magnetica, ragazzi, cioè, per avermelo detto. Mi sono cagata sotto da sola. Spray medico. Raga, sono qua, eh. Ah, rompicapino. Ah, questo è un rompicapo del cavolo. Devo far combaciare. Devo accendere tutte le saette che ve leggete. Com'è che era? Mi sa che allora era così. Poi così. Ed è a posto. 2 su 2. Ah, system restored. Data 9 aprile. Infine ho generato una creatura. L'ho chiamata Regenerador. Che gran fantasia, signore. Ha una capacità metabolica incredibile. I suoi tessuti si rigenerano ad oltranza. A meno che i parassiti che risiedono nel suo organismo non vengano distrutti. 10 aprile. Osservato il corpo con un mirino con biosensore, ho potuto confermare che i parassiti si comportano come organi vitali nel corpo che li ospita, come se fossero molteplici cuori. Questa mia nuova creazione è praticamente immortale. Persino il dottor Frankenstein mi stringerebbe la mano con ammirazione. 13 aprile. Ho condiviso i risultati del mio esperimento con quel bastardo pretenzioso del mio collega. La sua faccia è diventata livida. Poi ha iniziato a scrivacchiare nel suo taccuino. Pensavo che sarebbe stato colpito positivamente e invece si è permesso addirittura di mettermi in guardia sui presunti pericoli dell'esperimento. È un idiota. Ho tutto sotto controllo. Data, il soggetto ferocemente fuggito dalla vasca criogenica. Sono io il vero idiota.
e sei morto squartato male. Che diavolo di esperimenti fanno qui? A quello ho scoperto com'è che si... Prendi la tessera. Allora, dunque, i regenerador non posso ucciderli finché non vedo con il biosensore che troverò più avanti. Per uccidere per appunto i parassiti che stanno dentro il loro corpo. Quindi finché non c'è il biosensore non posso ucciderli. Quindi sapete che devo fare adesso se ne trovo uno davanti? Devo, porca puttana, correre! È una cosa che ti vuole mangiare la testa. Cosa vuoi che sia altrimenti? Ciao carissimo. Ecco, ecco, ti rendo cieco per un momento. Spero che non ti dispiace. Per causa di... Mi serve per urgente. Allora, qui sarà tua scheda di livello 1. Devo andare a riattivare la corrente. Così posso usare la scheda magnetica, altrimenti non funziona, cioè. Cazzo, si l'ha messo dietro la porta, che stronzo! Ho avuto un mezzo spavento, è il mio telefono, voi non l'avete sentito ma ha suonato. C'ho 150.000 notifiche che suonano tutte le volte con una musica diversa, perché così le distingo, che dico ok, questa è la notifica di quest'app qua, questa è un WhatsApp, questo è un WhatsApp da una chat unica e non da un gruppo. Tutto così. Preferibilmente aggiorna la tessera qui, perfetto. Grazie per la vostra pazienza. Peccato sì che io non... Cioè, non è che abbiamo... Ancora. Allora, sì, lo so. Voglio risolvere questo enigma, scusi. Ciao. C'ho giusto un regenerador dietro di me che mi sta bestemmiando contro, però... Gli enigmi sono enigmi. No, questi due qui vanno così. Perfetto. Ok, signora, adesso se vuole può provare a rimangiarmi la faccia. Però stavo scherzando, lo dicevo seriamente, bastardo! Questi qui mica c'hanno le braccia che si allungano, come Luffy. Le 5 è la mitragliatrice. Sì, è la mitragliatrice di medie dimensioni, dotata di buona precisione e capacità perforante. È possibile montarci un mirino. Su questa ci monterò successivamente il carissimo mirino biosensore. L'assegno immediatamente alla scelta rapida. Ciao ciao TMP, dopo ti vendo dal mercante. Eh sì, però signor... È pronto! È pronto, è pronto! È pronta la scheda! Cioè, ste robe fanno, posso dire che fanno involontariamente ridere. Cioè, se tu sei lì che... Sembra la scena di un film, un fottutissimo film! Di tipo il protagonista che deve per l'appunto aspettare tipo che si scarichi il programma mentre c'hai il mostro dietro che ti sta facendo il culo. E poi senti la vocina, installazione completata. E poi dopo all'ultimo protagonista riesce tipo a tirare un cazzotto al mostro. Lo blocca, si prende la testa e se ne va con una fuga figa. Dai ragazzi, però porca vacca. Senti ragazzi, sentite. No. Allora, questo è quello che si mette alla gente che prova a...
Mi auguro che questa porta non sappiano aprirla. Ok, ragazzi, i Recanerador non sanno aprire le porte. Abbiamo scoperto l'arma definitiva contro i Recanerador. Una porta che si può più chiudere a chiave. Mi hai scontrato! Mollami! Un Plagas di livello 2 va benissimo. Perché ne chiamo di livello 2? Perché allora il primo livello era quello dove gli spuntava solamente i vermi tipo da sotto il collo. E comunque sì, ho mozzato un braccio a questo tizio. L'avevo mozzato anche due puntate fa, mi sembra. Li chiamo, allora, perché i Plagas di livello 1, come lo definisco io, sono i Plagas quelli che ti compaiono solo i vermi sotto i colli. I Plagas di livello 2 è gli occhi con i tentacoli. E i Plagas di livello 3 è la bocca. Poi c'hanno un altro nome, in verità, naturalmente, come tutte le bestie. Spagnoleggiante, ovviamente. Ovviamente spagnoleggiante. Una cosa che sicuramente migliorerò di questa nuova mitragliatrice non appena ne avrò l'occasione sarà potenziare la velocità di ricarica, perché lei era abbastanza lento a ricaricare. Via le munizioni. No, anche altre carabine. Sì, che mi offrono la carabina, perché la carabina è un'arma di precisione più precisa del mitra, quindi contro me la offrono di continuo adesso, perché contro i Regeneradores è più giusto avere una carabina e non un mitragliatore. Però io sono trasgressiva come al solito e io vado di mitra pesante. Vedi che il gioco però mi capisce. Che carino, mi ha messo delle munizioni di mitragliatore nel caso in cui volessi usare la mitragliatrice. Salve ragazzi, voi non avete voglia di uscire, vero? No, ok, perfetto. Non c'hanno voglia di uscire. Io adesso qui però... una bella combo, perfetto. Allora, eccolo qua, mirino con biosensore. Lo monto immediatamente alla L5 è l'unica che può montare. Allora, caso 2002F, soggetto in fuga. Durante un recente blackout, il soggetto di un esperimento si è risvegliato dal suo stato criogenico. Ha distrutto la vasca di contenimento ed è fuggito. L'emergenza è rientrata dopo 20 ore. Questo incidente ha causato 7 morti e 19 feriti. Non siamo stati in grado di recuperare uno dei corpi e un attrezzo che aveva con sé. La causa di questo sfortunato incidente sta nell'instabilità del generatore di corrente. Questi generatori sono antiquati, non possono più reggere i ritmi richiesti. Per evitare che una cosa del genere accada di nuovo, l'amministrazione deve dare priorità ai bisogni degli ingegneri più che a quelli dei ricercatori. Allora, mi sa che questo messaggio non è mai arrivato al destinatario, perché sei qua. Mi serve una chiave inglese. E chi ce l'ha la chiave inglese? Allora, giudicare da quello che ho letto, se l'è mangiata un Recanerador assieme ad un impiegato. Quindi mi tocca vedere chi ce l'ha. Allora, ecco, questo non ce l'ha. Da notare i parassiti nel corpo che devo far implodere per ucciderlo. Questo si è mangiato la chiave inglese. Buongiorno, signor. Qualcosa?
signor? Cosa le è successo, signor? Non ha più le gambe! Oh! Questa sì che è una morte che fa godere in questo gioco. Finalmente abbiamo incontrato chi ti fa godere la grande quando muori. I Gekke Der Dog. E ora, ragazzi. E ora che beccarsi qualcuno. Perché, ripeto, la gente a cui implodo la testa non mi fa più godere, perché rischiano di risvegliarsi sotto forma di placa sprevoluto. Indovina un po' che deve aspettare mezz'ora intanto beccare le botte. Sto qua perché non c'ho voglia di rischiare di sparare le teche. Se vogliono venire devono entrare qua dentro. Vai, fuggi, fuggi Leon, fuggi! Vedi questi, ok, fuggi! Adesso posso fuggire se questo tizio ne va almeno con 7. Posso? Oh! Fuga, 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 fuga. Vai così! Sono tornata, merda! Ah. Sono distrutta! Ah, qui c'è delle munizioni, perfetto, puoi dire. Basta connessione di rete che mi rovini i filmati. La prossima volta mi ricordo di staccare la wifi. Merda. Sapete perché? Mi è apparso anche qualche puntata fa. Perché si sconnette, poi si riconnette e poi succede quello che succede. Ah, sta ritornando a te adesso. Capitolo terminato. Allora, risultati capitolo ovviamente, un'oretta per completarlo, ok, 78% di precisione, 13 attacchi subiti, 4 morti, penso di avere il record di morti, ah no, perché non c'era scritto record. Allora, siamo a 29 minuti, vediamo giusto l'inizio del capitolo 14, poi chiudo, poi stacco con la registrazione perché sono... Allora, ci credete se vi dico che sono esausta? Comunque finisco domani mattina la serie, sì. Domani mattina sicuramente finisco di registrare. Scusa il ritardo. No. Grazie. Hai portato la medicina in tempo. Ce la fai? Dov'è Luis? Si è preoccupato per te fino alla fine. Andiamo, non c'è molto tempo. Non ti affliggere, Ashley, è stato... Facciamola finita. Stai a un bravo uomo.
Per Luis. Pronto? Chi è? Ada, ovviamente. Vinci. C'è un laboratorio dove rimuovere il parassita. Ho il sospetto che tu sappia dove si trovi. Le strutture più importanti si trovano nel santuario in cima alla montagna. Io cercherei lì. Ada l'enciclopedia. Ada l'enciclopedia. Lieta di aiutare. Sei in debito. Nota del ricercatore rapito. Siamo stati imprigionati senza preavviso. Uno dopo l'altro veniamo condotti nella stanza a fianco. Non so cosa succede lì. Hanno appena preso Annabelle. Probabilmente io sarò il prossimo. Devo pensare a qualcosa. Riordinare le idee. Non ti darti il telefono. Tutti coloro che sono infetti dalla plaga sono alla mercé di Lord Sadler. Se lui lo ordinasse andrebbero incontro alla morte col sorriso sul volto. Ciononostante, gli organismi che ospitano il parassita hanno capacità intellettive così scarse da essere totalmente inutili per qualsiasi tipo di carico complesso. Tuttavia, siamo riusciti a sviluppare una nuova variante della plaga di qualità superiore. Non ha particolari capacità di mutazione, ma le funzioni cognitive dell'organismo ospitante non vengono ridotte. Pare che abbiano intenzione di somministrare questa nuova variante alla ragazza. Evidentemente è importante che le sue capacità intellettive restino immutate dopo l'infezione per poter controllarla mentalmente di modo che faccia da burattino perfetto, eccetera. Tutti i test sono stati un successo e i piani per la produzione di massa procedono spediti. Il progetto è un vero trionfo, ma io sono stato imprigionato. Nella stanza fuoco si stanno preparando per iniettarmi con la variante superiore. Annabelle non è più in lei. Il sorriso è stato spazzato via dal suo volto. Scrivere è l'unica cosa che mi aiuta a non impazzire. Ma so che nessuno leggerà mai tutto questo. Io ho letto. Anonimo. Un altro pesce. Cibo per i prigionieri. Può darsi. Ashley mi deve aprire. Ashley, per favore, per cortesia. Ormai lei è esperta. Ormai lei è esperta. Una notte con un agente segreto. La tempra. Sono una scassinatrice provetta. Oh, oh, oh. Attenzione, si dà pure le aghe, signore e signori. Allontanati. Ok. Stai lontana, fin da subito. Distruggi i medaglioni blu 5. Qualcuno ha un momento libero per ridurre il fiume quei stupidi medaglioni blu? So che non basterà tornare ai bei vecchi tempi, ma non posso continuare a tollerarne la vista. Ancora una volta il poligono di tiro. Ragazzi, che dite? Chiudiamo la puntata col poligono di tiro? Ma sì, dai. Chiudo questa puntata con il poligono di tiro. Ho un po' di novità in vendita. Vieni a dare uno. Tengo Ashley a distanza, puoi scendere così se fate un combattimento. Tanto adesso che non c'è nessuno, si avvicina lo stesso. Non mi conviene tenermi la vicina. Fatti un bel regalino, amico. Sì, sì, assolutamente. Benvenuto. Allora. Delle novità solo per te, amico. Addio alla chiave inglese, addio anche alla scheda magnetica, addio al lingotto, addio al minerale, addio alla lacrima viola, la corona me la tengo perché devo sistemarla, vendiamo la TMP, c'è stata una grande compagna TMP, non ti dimenticherò. Ah, ti pago un prezzo bello alto. Ripariamo. Ripariamo. Non lasci nulla al caso, sei sempre pronto. Qui avevo detto velocità di ricarica assolutamente da potenziare. Sei impressionato, vero? La nostra maestria. Qui aumenta anche la potenza d'attacco. E anche la capacità del caricatore, perché no? È un lavoro di fino, straniero. I dettagli fanno grande differenza. Vedrà, fai buon viaggio. Incastro una gemma qua. Mi fai un bel bonus colori?
No, non me lo fa un bel bonus colore, non arriva a 100 il bonus colore perché le gemme, tipo le due gemme colorate dovrebbero essere, tonde, dovrebbero essere di due colori diversi. Benvenuto. Allora, Bene, qui che posso c'aveva anche lo fare? spray medico e le risorse, il mercante. Questa roba vale il prezzo che Vabbè, dai. costa, te lo garantisco. Arrivederci con la cona. Grazie. È meglio avere scorte in abbondanza, non è vero? Allì. Torna presto a trovarci. Assolutamente. Minchia, ragazzi, sono solo. Maya, non ho mai avuto la valigetta così piena durante tutto il gameplay. Direi munizioni mitra, ovviamente, perché mi servono sia con il generatore, ma in generale. Anche i proiettili magnum, ci faccio un pensierino, perfetto. Questa non mi serve, via. Andiamo a farci un giretto al poligono di tiro. Un'ultima volta, perché mi sa che il poligono di tiro non lo rincontrerò più dopo questo. Allora, fuci. Scommetto che un solo colpo non basterà ad abbatterli. Attenzione. Allora, Madonna, l'ultima 400 ha 50.000 armi diverse. È proprio l'ultimo. La sfida ultima. Più di 3.000, più di 2.000, meno 10.000. Cioè, l'ultima è la più difficile di tutte. Vai, facciamo questa. Vai. Ma vedete la precisione che se ne va? È la stanchezza. Ricarica. 3.000 ho fatto, dai. Faccio cagare! Non sono più brava come una volta! Cani! Beh dai, 5.000, dovevo fare quanto? 2.000? B! Vai, almeno 2.000 adesso, lanciafrecce, il lanciafrecce, minchia, mai usato il lanciafrecce? Il colpo impiega un pochino ad arrivare. Guarda, ragazzi, ci attacco la mina. Madonna, ragazzi, che... Madonna, ragazzi, sono scarsa. Oh, però i 2.000 colpi li ho fatti. Ecco perché punteggiare così basso. B, un'altra volta. Vai, proviamo l'ultima con tutte le armi Blacktail, Stingray, Striker, TMP. A me, Madonna, qui mi sa che mi danno una marea di nemici, dai. Puoi dirlo. Forte. Appunto, visto.
Madonna, ragazzi, non l'ho. Madonna, ragazzi, ho fatto schifo, non ho neanche 500 punti. Mi sa che mi serviva la carabina tipo per prima. Vedi, serviva la carabina prima, Cristo. Vabbè, questa ragazzi non la vinco. Io che mi accce, vabbè ragazzi, vabbè. Raga, ho fatto schifo, sono a 20. È un po' lontano quello per sempre, infatti. Fa 7000. Non ho preso niente, ragazzi. Ok, basta, raga. L'ultimo ha fatto cagare, ma chi se ne frega. Ha fatto schifo all'ultima, però va bene. Va bene, Ashley, se tu dici che sono brava, va bene. Allora, mi fido. Ragazzi, siamo a 40 minuti. Direi che il video di oggi sul remake di Resident Evil 4 possa concludersi qui. La prossima volta, che per voi sarà più tardi, per me sarà domani mattina, penso. Finiremo il capitolo 14. Non penso che entro l'episodio 20 finiamo la modalità di storia. Qualcosa catturerà la tua attenzione. Ma una cosa sicura ve la posso dire, ovvero che se questo episodio vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. Nel caso in cui temiate di iscriversi qualche cosa in giro per il canale, vi ricordo che nella sezione community ogni tanto esce qualche nuovo post. Per concludere, in descrizione a questo video trovate il link alla playlist completa su questo gioco nel caso in cui, e il link al mio profilo Instagram. Stavo dicendo nel caso in cui vi siete persi qualche puntata. Vabbè. Detto questo, noi ci rivediamo alla prossima!